Grazie. Ed eccoci in diretta con Mario Rota e con un'introduzione un po' diversa dalle altre, cioè Uno scatto per la ricerca, che è un'iniziativa che lui ha creato per sostenere la ricerca appunto contro il Covid, coinvolgendo tutti quanti i fotografi di Bergamo. Ho capito male? Non ho capito benissimo. Ciao Marco, ciao a tutti. Sì, in questi 2 mesi di chiusura non ci siamo fatti mancare niente, tra le altre cose. Abbiamo anche io ed altre persone, chiaramente, portato avanti questo progetto che non è più emergenziale, cioè non è più per dare un contributo per l'emergenza, che non è così pressante. E in realtà, in la risposta del territorio di Bergamo, tutti i soldi, tutti gli aiuti che sono arrivati da tutte le parti del mondo, non ultimo il progetto 100 fotografi per Bergamo, che ha fatto arrivare appunto nella nostra città, nella nostra provincia, che come sapete tutti è stata veramente molto martoriata, tantissime, tantissime risorse. Ed è il nostro, diciamo, un po' contributo, perché se la cura viene trovata, la cura è per tutti quanti, non soltanto per Bergamo, Milano, Napoli o la Svizzera, ecco, dovrebbe essere per tutto il mondo. Sì, Ed è fatto proprio. appunto da quasi tutti i fotografi professionisti del territorio bergamasco in questa prima fase, ed è aderito anche a un museo storico con delle 16 fotografie storiche appunto dei suoi fondi. È una cosa che sta andando abbastanza bene. L'Istituto Negri ha sposato appieno questa esperienza e ci sta supportando appunto in questo. Bello, bello. Allora, io ho in questo momento in cui tutti quanti devono essere fotografi ultra specializzati, in cui, come dicevamo anche in privato prima, il marketing richiede che tu debba essere riconosciuto sempre come un fotografo molto settoriale, ho pensato bene di chiamare un fotografo in realtà multitasking, perché Mario è un fotografo che, per chi poi andrà a vedere il suo sito o che vuole entrare in contatto con i suoi canali social, si occupa di una marea di argomenti. Passiamo dalla musica, passiamo anche dai matrimoni e tanto fotogiornalismo. Però la domanda è: da cosa e come sei partito? Allora, a parte la passione da bambino, questo lo raccontano tutti quanti, la macchina fotografica rubata al nonno, al papà, allo zio, eccetera. Questo è un po' comune a tutti quanti. In realtà sono partito da un caso, perché io ho studiato archeologia, ho fatto l'archeologo e mi hanno offerto volontario per fare il documentarista in una spedizione scientifica in Nord Africa. E da lì sono partito per i primi 3 mesi di spedizione e poi appunto come documentarista ed archeologo, e dopodiché ho continuato questo con alterne vicende. Ho lavorato anche nei beni culturali, quindi fotografando beni mobili, cioè quadri, monete, mobili, statue, eccetera. E poi invece mi sono dedicato al mio core business, diciamo, che è la fotografia industriale, la fotografia corporate. Comunque,
Non disdegno che, chiaramente, come hai citato tu, lavori invece più socialmente impegnati, più di fotogiornalismo, mettiamola così. Ecco. Infatti che è la parte che prediligo, anche se non è quella che mi porta a casa la pagnotta a fine mese. No, infatti quando diciamo ci siamo sentiti e ti ho chiesto di mandarmi delle foto che poi tra pochi secondi vedremo e mi ha chiesto ma che tipo di foto vuoi che ti mandi, io ti ho dato diciamo piena libertà da questo punto di vista, perché l'importante è diciamo permetterti di mostrarti per come vuoi, per al meglio delle tue possibilità. Mi hai mandato delle foto che mi hanno lasciato molto stupito, perché ti ho conosciuto in maniera per raccontarlo insomma a tutti gli altri, ti ho conosciuto nell'ambiente matrimonialista grazie a un workshop che abbiamo fatto a Firenze, dove tu eri uno dei relatori. C'è stata un'affinità, anche perché fondamentalmente lo diciamo, siamo tutti e due un po' nerdacchioni e ci sono una marea di fotografi amici in comune con cui insomma si è creato un bell'ambiente, un clima sereno, e non è facile visto che tra fotografi spesso e volentieri scattano le stilettate. E quindi e quando poi mi ha fatto vedere, conoscendoti molto di più per il discorso matrimonialista e musicale, quando mi ha fatto vedere queste foto, mi hai molto, molto, molto incuriosito. Prima di passare, saluto Massimo, Re Max, che è venuto la diretta, però... mentre facciamo vedere le foto a tutte quante le persone che vogliono, possono tranquillamente scriverci per fare domande, che verranno poi rigirate a Mario sulle foto che facciamo, ma passo direttamente alla condivisione delle foto, così mi racconti un pochettino perché hai scelto queste foto. Certo. Allora, già io ti posso dire che sono una persona molto curiosa, e quindi l'opportunità di andare a... anche il motivo per cui seguo tanti generi fotografici. La noia penso che mi ammazzerebbe, e quindi preferisco lavorare su più campi. Questo è un lavoro che abbiamo fatto con alcuni amici alcuni anni fa, nel 2016 se non sbaglio, che ne ha sortito una mostra. È un momento molto bello del festival praticamente dei Gitani a Sanremo della Merda, e in particolare ti ho mandato credo due o tre fotografie. Questa è una ragazza che abbiamo... andare avanti, o se vuoi raccontare... sì no, guarda, le te racconto una per una, così almeno ne parliamo. Anche poi magari ti faccio anche qualche domanda io, cioè ti interrogo, poi vediamo cosa ne viene fuori dalle cose. Sai che la mia indole di professore viene sempre fuori. E, scusate per il cane in sottofondo, ma è arrivato qualcuno, quindi era per forza magari farsi sentire. Esatto. Abbiamo visto questa ragazza che si... in un accampamento di gitani, che andava in giro con due gabbiette piene di colombe, l'abbiamo seguita lungo un canale, si è messa a fare le prove per il suo spettacolo e alla luce del tramonto, e questa secondo me è una grandissima immagine di libertà e di freschezza, che incarna e impersonifica un pochettino lo spirito gitano di questo mondo di essere liberi a tutti i costi, contro tutti e contro tutto. Questa quanto tempo fa l'hai fatta? Non ho capito. Credo nel 16, se non sbaglio, 2016. Questa, poi sono state pubblicate queste su Whitney Journal, e poi sono state hanno fatto una mostra al, come si chiama, a un festival di danni e fotografia. No, la cosa che mi fa sempre riflettere è che ci sono delle foto che magari uno fa nel tempo, cioè fa tempo fa,
che riescono ad acquisire un significato completamente diverso, se vogliamo, in base al momento in cui poi vengono riviste. Ad esempio, una fotografia del genere, contestualizzata a oggi, alla situazione di appena passata, la fase 2, a una situazione dove immagino che Bergamo sia ancora abbastanza blindata da questo punto di vista, acquisisce un significato molto, ma molto più, come posso dire, morale, rispetto magari a quella che era l'intenzione iniziale. Esatto, sì, sì. Quello lì voleva essere proprio un concetto, a parte l'estetica dell'immagine, ma secondo me incarnava proprio l'idea della libertà. Adesso sicuramente se lo metti dentro, se lo contestualizzi, come dici molto correttamente tu, che sei una persona che sa, se lo contestualizzi al momento attuale, sicuramente è speranza, la voglia di ripartire, la voglia anche di ritornare a fare tutte le attività che non abbiamo fatto per 2 mesi. In realtà qualcosa ci ha sottratto tra 2 o 3 mesi di vita, ecco. Già. E non è detto che non lo faccia ancora, se non stiamo attenti. Già. Allora. Scusate. Questo è. Questo lo vediamo dopo. Siamo partiti dal contrario. Eccola qua. Ecco, questo qua invece è un altro gitano, in realtà non è un gitano, è un bohemien, cioè uno che di etnia rom, eccetera, è una persona che ha deciso di vivere sulla strada. Io l'ho seguito in spiaggia, ho portato il cane a fare un giro in spiaggia e gli ho detto: guarda, ciao, scusami, ho visto che hai scritto qualche cosa qua davanti, ed è una poesia alla Madonna, una poesia preghiera alla Madonna. E gli ho chiesto: ma perché questo? Perché tu vivi? Ho detto: guarda, io mi sposto da una parte all'altra del mondo, mi fermo quel tanto che basta per accumulare i soldi per poter andare avanti e spostarmi da un'altra parte, perché considera che una casa, delle scarpe, un muro a cui appendere le nostre cose sono il vincolo più grosso che noi abbiamo. Anche il denaro è un vincolo enorme, ci toglie la nostra anima, ci toglie la nostra libertà, ci toglie la nostra vita. Io quindi voglio cercare di assaporare la mia anima, la mia vita e la mia libertà il più possibile. E anche questa mi sembrava una fotografia abbastanza iconica e significativa di tutto quello, il movimento che sta dietro a questo popolo, che noi vediamo magari soltanto dal punto di vista della vox populi, cioè i ladri sporchi, cattivi, brutti, ignoranti, mangiatori di bambini, chi più ne ha più ne metta. Ecco. In realtà c'è una profondità, c'è un livello di lettura decisamente diverso in queste persone. Sì, poi come tra l'altro, spesso capita quando impari a conoscere l'altro, il diverso. Spesso ti rendi conto che tutta questa diversità poi alla fine non c'è. Sì, tra l'altro con una cultura orale incredibile, e sembrava di stare nel Neolitico tranquillamente. Se abbiamo dormito, sono stati in un campo... sono stati in un campo in cui c'era abbiamo incontrato quella che viene chiamata una famiglia Cantores Duende, che si tramandava di generazione in generazione questi canti. Hanno cantato e ballato per 2 giorni, 2 notti intere. Poi a un certo punto i membri della famiglia si alzavano, ciao a tutti, arrivederci, prendevano la macchina, la loro caravan, partivano, se ne andavano. Però si vedeva che c'erano dei temi, dei motivi musicali, dei motivi contenutistici che si passavano e si mescolavano tra di loro. Mi ricorda il testo di una canzone dei Modena City Rambles di tanto tempo fa, che però sembra esattamente quello che stai raccontando, nel senso che tu mi stai raccontando questa cosa, io sto vedendo questa immagine e mi immagino quella musica lì. È una connessione bellissima, francamente. Tra l'altro io l'anno dopo sono andato perché volevo registrarli, cioè non volevo neanche fotografarli, volevo registrare
i loro canti, il loro suono, ma questa famiglia non c'era. Ah. Ed era una famiglia che mi dicevano che si era unita un po' dalla Francia, un po' dalla Spagna, dalla Germania, e qualcuno c'era, Mario, uno che si faceva chiamare Mario, che era di origine italiana, perché è nato in Italia, e si sono radunati appunto San Maria della Mera per fare questa cosa. La famiglia, l'anno dopo non c'era, però mi ripropongo di farlo perché è stata veramente una cosa magica. Molto e veramente senza tempo, senza no, tempo, considero che quando i ragazzi... che mi prenoto, insomma. Va bene, gli considera che i ragazzi sono la prima generazione che vivono in una casa stabile. Ok. Quindi sono... No, quindi i ragazzi di 20 anni. Mi fa strana perché il fatto che viva in una casa stabile istintivamente mi dà l'idea che stiano perdendo la tradizione. No. È probabile. Sicuramente quando un nomade, potrebbe anche essere. Ah, un bel rifugio. Un nomade si inurba, probabilmente che perde un po' della sua natura. Io qua continuo ad avere questa. Questa è sempre un'altra scena, la bella che porta praticamente la Sansara, la Santa Nera, nell'acqua per bagnarla, la statua dell'acqua per questo rito in cui si ricorda appunto l'arrivo di Santa Sara e delle tre Sante Marie sulle coste appunto della Francia, l'arrivo del cristianesimo in questa zona e l'inizio del fatto che il popolo Roma è diventato cristiano, insomma. Sono le radici, l'archetipo delle radici religiose di questo popolo. E vedi dietro, oltre la fanciulla molto bella che sta portando la statua, c'è dietro questa donna quasi rapita, estasiata dal momento, questa donna molto corpulenta, estasiata dal momento. Mi piace tantissimo perché è dinamica. Parlavamo prima della diretta su appunto le piccole differenze, piccole non proprio, ma insomma che ci possono essere tra fotografia e cinematografia, e io questa me la immagino proprio dinamica, bella, movimentata. Sembra veramente un film raccontato in una sola immagine. Molto bello. Grazie. Qui passiamo a un altro tema completamente diverso. Completamente diverso. Completamente diverso. Siamo anche nel 2013, siamo a Bergamo, abbiamo iniziato e portato avanti un lavoro che è durato 9 mesi con un mio carissimo amico, nonché allievo di fotografia, Giuseppe, e, sugli incidenti stradali. Un lavoro di 9 mesi che mi ha lasciato con... Ma alla fine stavo veramente male, cioè ero diventato scorbutico, ero abbastanza depresso, piangevo spesso. È stato piuttosto duro, non tanto... è veramente duro fare i conti con questa cosa qua, soprattutto se non sei preparato psicologicamente prima. Visto che comunque il tempo è tiranno, magari facciamo una carrellata veloce. Sì, sì. Considera che qua stavano seguendo, era una notte, ecco, quella precedente è la notte in cui abbiamo seguito una volante della polizia, gli è arrivato l'ordine, il comando di andare ad avvisare una famiglia che c'è stata una ragazza che era morta durante un incidente stradale, quindi dovevamo andare a avvisare qua erano le 4 di notte e non ti dico l'urlo che abbiamo sentito, quando ho sentito il suono, abbiamo sentito anche l'urlo di all'interno della casa. Lo posso immaginare. Quello dopo è una cosa molto più semplice, è semplicemente l'equipe della REU, del 118, dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Siamo riusciti dopo, con grandissima difficoltà, ad ottenere il permesso e anche il momento buono per riuscire a fotografarli, tant'è che io me la ricordo sempre perché mi sono giocato due flash in questo caso, perché questo era un posato chiaramente, perché subito dopo li hanno chiamati, visto che erano sulla rampa di partenza, sono praticamente partiti in 448 e due flash sono volati via.
vabbè, però sì, allora qui l'immagine è molto 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 forte. Onestamente, quella che mi ha lasciato più a bocca aperta quando l'ho vista la prima volta, raccontamela un po'. Te la racconto in fase comica. È stato quando è arrivato il comica, mica tanto, però vabbè. Quando sono arrivati i permessi per poter operare su questo progetto, il primissimo appuntamento l'abbiamo avuto qua, l'ho avuto al come si chiama, nelle sale delle autopsie, ed è arrivato Giovanni, che è quel tecnico che vedete che sta operando, che si è presentato, mi ha guardato fuori dalla cosa, vestito così, come fa: ciao, tu sei Mario? Sì, ciao, io sono Giovanni, ma tu hai problemi con i morti? Ecco, per intenderci. No, no. Un po' schiacciai, no? Quelle che fanno loro... Sì, 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 infatti. Pensare è così. E diciamo che io dovevo essere lì per fotografare una cosa molto più asettica, gli strumenti, avevo chiesto di fotografare gli strumenti su cui si opera, eccetera. In realtà mi hanno preparato, purtroppo, un ragazzo che era morto poche ore prima, il giorno prima, di un incidente stradale. E niente, quindi abbiamo inserito anche queste immagini all'interno della nostra mostra che voleva essere anche soprattutto didattica per i giovani in età da patente. Ecco, questo è stato forse il momento più duro di tutto quanto il servizio, cioè a casa di Giorgio Grena, con sua madre. Lui ha avuto un incidente stradale in autostrada 2 anni prima, e praticamente non guidava lui, e non si sa bene cosa sia successo, è rimasto in stato semi-vegetativo. Questo in casa sua con la madre, in questa maternità molto, molto dolce, molto estremamente sofferta. Se vedi l'archetipo, è veramente quello che mi immaginavo, era tipo una Pietà di Michelangelo o qualche cosa del genere. Non ti confesso che poi, vabbè, adesso non mi dilungo, ma non voglio neanche raccontare in un medium del genere la storia che ci stava dietro, però in fondo sulla sinistra c'è la camera di Giorgio. Dico, a un certo punto io ho detto: scusate, vado un attimo di là a fotografare la camera mentre non c'è nessuno. Sono stato lì a piangere per quello che avevo sentito e visto, perché sono un fotografo che non riesce a sporcarsi le mani. Io purtroppo non riesco. Cosa intendi per sporcarsi le mani? Non riesco a stare super partes. Ora, questa è una forma di forse si apprezza poco dalla diretta, perché si vedrà, a seconda del modo con cui la vedete, potreste proprio non notarla, però esatto, si vedono forse dei puntini. Dei puntini. Esatto. Marco, che cos'è secondo te? È qualche parte del momento interrogazione. Allora, in realtà lo so, perché l'hai già fatta vedere, quindi rischio di fare, insomma, di spoilerarmi la cosa. Però, allora, quello che so io, quello che mi ricordo, perché comunque l'ho vista un bel po' di tempo fa, è che sono degli schermi di cellulari, di smartphone. Se ricordo bene. No, non allora è quello. Allora mi ricordo male. No, questa qua è fatta al confine tra la Turchia e la Siria. La sera che siamo arrivati appunto al confine tra Turchia e Siria, e era il 2016, ottobre 2016, quindi il periodo del famoso assedio di Aleppo. E il nostro fixer si ferma su un tel, su una collina, per guardare giù. Questa fotografia, fai la fotografia, cazzo fotografo che non c'è niente. No, falla. Praticamente si vedono le luci delle ultime fattorie turche, proprio esattamente sul border, sul confine. Dopo c'è il confine, quello elettrificato, o meglio, quello armato turco, fatto voluto da Erdogan. E dietro c'è la valle che porta ad Aleppo. Praticamente qua davanti dovrebbero esserci circa 650.000 persone. Non c'è una luce. Ed è raccontata, secondo me,
fa veramente impressione pensando che lui ha detto: guarda, io ho voluto che tu facessi questa fotografia e che la mostrassi per far capire che cos'è la Siria. È un grande buco nero. All'epoca, sì, considera che dal nostro albergo vedevamo i razzi, le cannonate turche che sparavano contro i. Mi dicono dalla rete che c'è un po' di voci di ritorno, quindi Eh sì, vado purtroppo. a sentirti mentre spieghi queste cose. Intanto andiamo un pochettino Esatto. avanti. Vabbè, questo andiamo avanti, vabbè, bambini turchi, profughi, o meglio, scusami, bambini siriani, profughi. Ecco, questa è interessante, lei è una sposa soldato. Scusami, una sposa, perdona, una sposa bambina. Il marito si vede lì nello sfondo, esatto. E lei è una bellissima 14enne che è sposata a quest'uomo 40enne. Ed è un'usanza tipica del posto. E quella dopo è una fotografia che, ecco, amo moltissimo perché lei è quella di sinistra, è una ragazzina che vive, all'epoca era 16enne, se non sbaglio, vive con la madre e la sorella, il padre è morto, anche loro in Turchia, profughi Achillis, e lei praticamente ha subito violenza sessuale da parte, si ritiene, da due miliziani dell'ISIS, cioè del Daesh, ha avuto un bambino e non ha voluto sposare nessuno, quindi ha dovuto scappare, anche perché altrimenti potrebbe essere sottoposta a legge islamica. E niente, qua a me piaceva molto questa mano che dal niente Infatti spunta a indicare lei, come se fosse una colpa, e in realtà poi c'è la madre che rimanda la colpa verso di noi che guardiamo. è interessantissima compositivamente parlando questo gioco di indici, di direzioni, che tra l'altro si apprezza poco perché la mano che esce, diciamo, di lato. Non te ne accorgi perché l'occhio cade automaticamente su di lei, poi vai sulla madre e poi vai sull'ultimo indice. Ed è bellissimo Esatto. questo triangolo di questo gioco che si crea. Molto Infatti, sarebbe per parlarne per sì. l'utilizzo attivo dei bordi dell'immagine Sì. in Purtroppo dobbiamo correre composizione. proprio perché ci siamo forse un po' dilungati all'inizio, però questo. Decisamente, questa è una fotografia invece pubblicitaria fatta però per scopi sociali da casa di Franz, scusami, quello di sinistra, se non sbaglio, per l'adozione psichiatrica di persone con problemi mentali. Vai pure avanti. Ecco, questa invece è una campagna fatta per sempre delle associazioni qua in Bergamo, e lei è un clown in corsia, fatta giusto un paio di mesi prima che ci fosse il lockdown. Anche qui sui clown in corsia, veramente degli eroi. Non so come facciano a sopportare alcune cose, veramente, perché li ho seguiti per un po' e sono stati veramente pesanti. Vai pure, vediamo se c'è qualcosa che. Oh, queste Ecco, sono questa. una piccola serie, perché se non ricordo male sono due o tre foto, che mi Sì. hanno molto incuriosito, perché sai, la foto deve essere tutto a fuoco, insomma, il soggetto deve essere percepibile, de devi poter apprezzare quello che stai vedendo, invece qui c'è un mosso, c'è anche uno sfocato, ma comunque c'è un senso di, come posso dire, allora, tu non me l'hai spiegata questa foto prima, ma No, non te l'ho fatta mai vedere, anche perché sono inedite, quindi. a me dà un senso di, come posso chiamarla, di completezza, cioè ci vedo proprio anzi, più che ci vedo, ci sento il rumore della città. A te. Se vuoi far vedere anche le altre due, Sì. è una cosa che mi è capitata per caso. Come vedi, c'è queste distorsioni molto forti. Sì.
Tra l'altro è una serie che sto facendo in questi giorni ed è una serie che è permessa semplicemente da un fatto che è la mia città, io abito nella parte alta della città di Bergamo, quindi questa è la città bassa, vista in diversi momenti del giorno, qua al tramonto, un particolare del tramonto della zona del centro, e le altre due erano, se torni indietro di una, si vede, questo sempre il momento del tramonto, si vede quella strisciata rossa che è il polo tecnologico di Dalmine, chiamato il chilometro rosso. Sono effettivamente un chilometro tutto dipinto di rosso lungo l'autostrada 4, e quella precedente invece è all'alba. Ecco, semplicemente mi viene in mente che queste fotografie sono rese possibili dal fatto che io ho dei vetri antichi a casa, Vetri antichi? vetri antichi, sì, ho delle finestre con dei vetri antichi e quindi fotografo semplicemente attraverso questi vetri. E l'idea è che se vedi quelle due cose strane, luminose, molto chiare in fondo, ecco, tu considera che è fatto perfettamente a fuoco, soltanto che queste qua sono tutte le distorsioni del vetro. Ah, cavolo. E mi piace pensare che sia un po' una macchina del tempo, perché se sono del 600 è vero che nel 600 chi guardava giù stava guardando la peste manzoniana, e che è la pestilenza è quella cosa che in questo momento ci sta colpendo qua a Bergamo, in tutto il mondo. C'è un senso di ineffabilità, di imprecisione, di impossibilità di captare esattamente le forme, che è poi un senso di straniamento che è sicuramente il mio in questo momento, ma quello anche di tanti. Quindi è il mio modo di interpretare il paesaggio, in questo caso della mia città, in questo momento abbastanza particolare. E se vuoi, è una cosa un po' impressionistica, perché chiaramente più che altro l'impressione di come l'immagine entra in questo vetro che è assolutamente impreciso, con assolutamente tantissime imperfezioni nella superficie, e poi viene restituita sulla camera, sul sensore della macchina fotografica. A me fa impazzire questa spiegazione, poi inserisce questa serie in tutta una serie di altri pensieri che adesso sarebbe troppo lungo portare avanti, ma fa impazzire proprio questo misto tra una tecnica che, tra virgolette, è perfetta, perché comunque hai detto che il fuoco c'è. E l'uso di questi vetri usati come se fossero dei filtri, che invece distorce tutto ed è magnifico. Letteralmente sono tre foto, una più bella dell'altra. Grazie. Sì, no, bellissime, veramente. Poi, andando avanti. Ah, questo molto velocemente, questo è un, visto che tu hai citato prima, che comunque ho sempre fatto musica, questo è un ritratto di un amico musicista a Glasgow, quando facevo il fotografo e seguivo anche il Celtic Connection. Lui era il giorno in cui ho vinto i BBC Award come miglior musicista giovane dell'anno. Si chiama Blair Dunlop e l'abbiamo fotografato nero su nero in questa strada secondaria del centro di Glasgow. E poi mi è venuta in mente la famosa fotografia, quella di cui adesso non ricordo l'autore, si chiama, di quell'attore americano che è morto giovane. Tu che sei uomo di cinema dovresti ricordarti. Sono un po' troppi gli attori americani morti giovani, scusa Ecco, la battuta. allora benissimo. Ok, dopo la trovo e te la mando, così almeno puoi dare cose, perché chiaramente sono vecchio e Però la memoria è Andrea, andata. perché stai parlando di James Di Dean, James giusto? Dean, esatto, sì. Di a New Sì, York, ed è quasi una forse strada. adesso che ci penso, forse Sì, c'è qualche punto di nella contatto. postura più che altro. Sì. Che poi adesso io non so come si vede, io sto su due schermi. La cosa bella è che su uno schermo lo vedo, diciamo, un po' opaco, invece sull'altro schermo, che è più nuovo, esce fuori in contrasti strepitosi.
Quindi insomma invito tutte le persone che stanno seguendo la diretta poi a connettersi se questa foto tu ce l'hai, Mario, sul tuo sito o sui tuoi social per vedere. Sì, da qualche parte c'è comunque. Va bene. E anche questa è una fotografia che amo moltissimo. Sono due giovani pianisti, sono due allievi di un mio carissimo amico che è scomparso qualche mese fa, che era il direttore pianista, docente di piano. E sono due pianisti, quindi due pianoforti affiancati uno all'altro, e c'è quel ragazzino di fronte che è di origine cinese, che a un certo punto alza la testa, mi guarda e continua a guardarmi mentre suona. C'è questo gioco di lui che mi guarda nel buio totale, perché le luci erano soltanto queste due piccole lampade che vediamo, che servono a illuminare gli spazi. Vediamo, esatto. E poi c'è anche l'effetto specchio, perché si vede l'altro che ha quasi la stessa capigliatura, che nel frattempo sta suonando, quindi sembra la stessa, addirittura la stessa persona, in realtà sono due persone molto diverse. Dobbiamo sempre fare così. Questa credo che sia, spero, non so, l'ultima, è niente, un lavoro che ho fatto per una cooperativa qua di Bergamo, in questo caso sulla, come si chiama, una cooperativa, una sezione che si occupava di sanità mentale. Questa è una ragazza che mi ha chiesto di una casa, che mi ha chiesto vieni con me, mi ha chiesto di fotografarla mentre cantava e pregava alla Madonna. Ed è semplicemente, secondo me, semplicemente meravigliosa in questo suo momento di totale, nel totale essere assorta in quello che sta facendo. Completamente rapita. Ci sono alcune, per esempio questa mi viene da pensare, come potrebbe essere abbinata anche al sonoro di lei. In che senso? Nel senso che senza questa tua didascalia, senza questa tua spiegazione, non avrei capito che stava facendo un inno alla Madonna. Allora, abbinandola all'audio, se mi domando, ma è una domanda aperta, quindi poi insomma ci rispondiamo più in là, mi domando se il senso di catarsi tra foto e audio sarebbe stato diverso rispetto che al vederlo soltanto così, senza la tua spiegazione, e quindi... Beh, penso di sì, perché comunque tu potresti inserire un ulteriore layer, un ulteriore livello di spiegazione in senso molto più emozionale. In questo caso c'è una comunicazione parlata di un tipo, cioè io che sta spiegando didascalicamente la fotografia. In un altro caso ci potrebbe essere una spiegazione comunicativa tramite la musica che aggiunge un'ulteriore connotazione all'immagine, un ulteriore senso. Sì, poi ultimamente diciamo che sono stato anche influenzato da una certa serata che hai fatto insieme con Raul Iacometti, quindi ne parleremo tra brevissimo. Invece questa foto? Questa foto è una serie di fotografie, un lavoro che è stato fatto nel 2017 invece per l'osservatorio Lo Stato delle Cose, che ha sguinzagliato diverse decine di fotografi nelle zone dell'Italia fragile. E io sono stato mandato per una settimana a Tolentino per andare a vedere questa città apparentemente poco colpita dal sisma, e in realtà con delle grandissime ferite. Secondo me questo è un luogo simbolo, è la chiesa dei Cappuccini. Ti considera che io sono arrivato portato da quelli della protezione civile, dal parroco e da altre due o tre persone, dal fuori ho detto sì, ma vado a fotografarla, ma non è successo niente qua dentro. Andiamo in sagrestia, che dove c'è la grata di destra, e dalla grata vedo l'interno che è completamente devastato, tra l'altro completamente pericolante, tant'è che avevo detto ma devo mettere il, come si chiama, l'elmetto, io vado dentro, devo mettere l'elmetto, vedi un po' te, tant'è che io parlavo, mi dicevo dove mi spostavo, perché se cadeva giù tutto il tetto almeno sapevo dove recuperare il cadavere. Ed è, vedi com'è, è crollato completamente alla volta, e
considera che le macerie arrivano quasi all'altezza dei banchi della messa. Considera adesso, non si può vedere dal web, ma io ho la pelle d'oca, letteralmente, perché diciamo, forse questo è un altro punto in comune che abbiamo, perché non da fotografo, ma da volontario sono stato 6 mesi in un campo tenda all'Aquila e vedo queste cose e mi ritornano tutte quante le emozioni di quei 6 mesi lì. Tra l'altro l'Aquila, che era la città dei miei zii, io ho molti parenti da quelle zone, e loro hanno perso la loro casa antica, ma soffrivano moltissimo, soprattutto perché la Basilica di Collemaggio non poteva essere visitata. Loro stavano male perché gli mancava la loro basilica, che non potevano andare a pregare in quel posto che era la loro chiesa, dove si erano sposati, tra l'altro. Mi sembra che siano due, infatti, le foto. Ecco, questo qua è l'altro particolare dal fondo della chiesa, giusto per far capire com'è. Ecco, noi abbiamo tantissimi luoghi, non soltanto di culto come questi, non soltanto d'arte, conciati in questo modo. Apparentemente dal di fuori non è successo niente, dentro è il macello, l'inagibilità totale. È un po' così come noi non abbiamo potuto toccare la nostra esistenza in questi 2 mesi, se non in maniera molto parziale, molto limitata. Chi abita in queste zone non può toccare le proprie proprietà immobili. Un'analogia molto forte tra questo e quello che abbiamo passato negli ultimi 2 o 3 mesi, anzi. E che Infatti, guarda, ho capito molto meglio la cosa. Continuiamo a passare, non è finita, insomma. Sì. Con quello che abbiamo visto poi ieri sera durante la diretta, questo è un frate, è il, come si chiama, il responsabile, è il priore della Basilica di San Nicola di Tolentino, dentro in una, come si chiama, nella sua casa prefabbricata, che guarda fuori la sua basilica. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è un altro parroco, guardate com'è squassata la sagrestia della sua chiesa. È impressionante quello che c'è alla nostra sinistra, dentro nell'altra stanza, praticamente c'è una frattura del muro in cui potevo entrare io completamente, e io sono grosso, Sai, di questa foto qui mi lascia, cioè il mio punctum, la mia domanda, la cosa che mi colpisce è ovviamente tutta quanta la frattura, il gioco frame nel frame, però poi vedo la foto di Ratzinger perfettamente allineata in mezzo agli altri quadri che invece sono crollati, distorti. Questa cosa mi colpisce tantissimo. Non so, no, lì non so, effettivamente l'ho guardata anch'io, ma non so se l'abbia raddrizzata lui o se sia stata raddrizzata. È che c'è un bellissimo dipinto del Cinquecento sopra un piccolo altare a sinistra, rispetto a dove non si vede in questa fotografia. Dice: io potrei andare a spostare e raddrizzare la mia Madonna, ma quelli della sovrintendenza non vogliono perché hanno paura. E questo non l'ha fatto, ecco. Chissà se chissà se ha raddrizzato la fotografia del Papa, ecco. Però è interessante all'interno del contesto, perché poi tutte le linee di forza portano più o meno lì, è interessante. Sì. Questo adesso io purtroppo non mi ricordo il nome, ma è un imprenditore di una bellissima azienda che fa tessuti, lavora la pelle, a Tolentino, e l'ho fotografato dentro nella sua azienda. La storia di costui è che quando c'è stato il terremoto ha ospitato in parte del suo capannone un'azienda concorrente, quindi un collega, e nella parte superiore, negli uffici, una famiglia che aveva perso completamente la casa. Quindi questo ha permesso anche all'azienda concorrente, che chiamiamola concorrente perché fa più effetto che non dire collega, di poter portare avanti il proprio lavoro, quindi di mantenere le persone, di mantenere le famiglie.
e mi è sembrato giusto fotografarlo in mezzo alle sue cose. Poi l'hai avuto modo di risentirlo, di sapere come sono ripartiti? Ma loro sono ripartiti, erano ripartiti abbastanza bene da quello che mi dicevano. Considera che la filiera comunque del lusso non aveva mai smesso di lavorare, sia per quanto riguarda i mobili, l'interior design, che per quanto riguarda ad esempio la perletteria per moda. Facevano delle cose incredibili con, come si chiama, con i guanti, ad esempio, ho visto delle cose. Hanno visto la mia sacca in cuoio che mi portavo in giro, ho visto che era leggermente scucita, me l'hanno riparata al volo e non si nota neanche dove sia stata riparata. Questa è un'altra persona, sempre di Tolentino, è un imprenditore e nella sua casa. La sua casa non è agibile, si può entrare per cosa, ma non ci si può vivere. L'avevano... Esatto, lui e la sua... E la cosa, se vogliamo, che fa, diciamo, fa pensare è che non è una casa, diciamo, d'epoca, che potrebbe non essere stata costruita secondo standard, è una casa moderna. Sì, sì. Ma la cosa bestiale di questo posto qua è la cosa a macchia di leopardo. Cioè, ci sono dei posti di una distruzione pazzesca e a 100 metri ci sono delle costruzioni che non hanno subito niente. È come se ci fosse come se il terreno, parlo da, io sono stato fatto l'archeologo, non il geologo, quindi lo dico assolutamente da ignorante, è come se diverso tipo di terreno abbia avuto, dato degli esiti differenti appunto sulle costruzioni. E lui diceva: abbiamo fatto giusto in tempo a smontare tutta casa e portarla via, perché altrimenti non saremmo mai potuti entrare. E considera che alcuni piani di questa casa qua sono agibili, cioè ci vivono le persone. Immagino non proprio serenamente, insomma. Secondo me, da nessuna parte lì si vive serenamente. Già. Senti. Perché comunque ti rimane dentro. Cioè, lo sentivamo noi che l'abbiamo sentito, no, scossettine, sì, del 2,7, 3, 3,5. E loro non se ne preoccupavano neanche. Quando senti un 6,5, cioè che ti squassa per un minuto tutto attorno. Ma sai, quando io sono stato all'Aquila, sono partito praticamente 6 giorni dopo il 9 aprile, e poi sono stato là per diverso tempo, c'era gente che si era più o meno abituata e gente che urlava a ogni scossa anchilina che poi continuava a esserci. Quindi certo, anche lì è diverso da persona a persona. Tra l'altro all'Aquila dovevo tornare per andare avanti con il servizio, ma poi non sono più riuscito e spero di poter tornare a vedere un attimo com'è la situazione. Perché comunque forse il più grosso lavoro di documentazione dal periodo post-bellico in Italia. Questo. Immagino, sì. Ti devo dire la verità, ci sono ripassato qualche anno dopo, ma non ho avuto il coraggio di passare dentro la città, cioè l'ho vista sempre da fuori. E a tutt'ora, sì, ma ci credo, visto che da Roma all'Aquila alla fine è un'ora e poco più di macchina, tuttora provo un po' di, diciamo, sgomento a passarci. Mie zie abitavano per la piazza principale del castello, per intenderci, la loro casa non esiste più, ogni tanto passo lo street view e ma sinceramente mi dà molto dolore l'idea di tornarci all'Aquila. Ci credo. E allora, ci sono stato soltanto da nipote, quindi figurati, non ci ho abitato. Dovremmo aver finito, infatti ne mancava forse una, eccola qua. E però siamo andati proprio oltre, doveva durare mezz'ora, stiamo a 50 minuti, quindi proprio questa ce la giochiamo veloce, veloce, veloce. Che cos'è Photo is in the Air? Photo is in the Air è un piccolo format che ho messo su con alcuni amici, tra cui te, che sei un partecipante attivo alla cosa. Niente, praticamente, visto che in questo periodo di reclusione molti si sono messi a fare le dirette, l'ho fatto anch'io. Ho deciso di farle in maniera diversa.
Almeno penso che sia diversa, anche se sicuramente qualcun altro l'avrà fatto in modo anche migliore del mio. Niente, la facciamo su Zoom il martedì e il venerdì sera, ospiti permettendo, e quello che vogliamo fare è far vedere le visioni dei diversi fotografi. Quindi tutti gli ospiti che ci sono parlano del loro lavoro, magari soltanto di un aspetto del loro lavoro. Soprattutto vediamo immagini, vediamo fotografie e cerchiamo di vedere come gli altri vedono delle cose che o noi non possiamo vedere o che abbiamo visto e quindi possiamo vedere in maniera diversa, e in qualche modo possiamo entrare dentro per un attimo, cominciare a cogliere quello che è l'occhio del fotografo. So che intanto su questo nome che a me fa... Però crea degli scompensi. Io aspetta, te lo prendo perché dovrei averlo. No, quindi... no, fa niente. Guarda, ne sto meglio senza. No, perché questo è un po' un gioco che lui fa. Però porca miseria, dove l'ho messo? Perché l'occhio del fotografo è vero che è quel libro di quel famoso fotografo americano, ma prima di lui, e purtroppo non ha tenuto i diritti, ce n'è stato un altro che ha fatto un libro, esatto, del fotografo, che è molto ma molto migliore. Ce l'ho qui in libreria, adesso se lo pesco perdiamo tempo, non possiamo permettercelo, però insomma magari ve lo linko nei commenti, se è da trovare nei libri di usati o da collezione, perché è anche abbastanza difficile trovarlo, ma insomma infatti in biblioteca anche. Come? Anche in biblioteca, comunque io l'ho beccato anche in biblioteca perché non l'ho mai trovato. Io ci ho perso quasi un anno su eBay, alla fine l'ho trovato sia in inglese che in italiano. Tu sei ricco e hai tempo da te. Sì, tra l'altro poi il fotografo è pure tedesco, quindi non so perché l'ha scritto in inglese, però va bene. Però volevo aggiungere una cosa, perché secondo me è importante per chiunque è un fotografo, anche soltanto appassionato, partecipare a Photos is in the Air. Perché è un ritrovo, perché poi alla fine stiamo diventando tutti amici, se vogliamo, a forza di incontrarci spesso. È un ritrovo dove non si parla di tecnica fotografica, dove non si parla di attrezzatura fotografica, ma di linguaggio. E questa è una cosa fondamentale, perché tutti quanti, probabilmente noi, abbiamo cominciato pensando la macchina è più figa e quindi fa le foto migliori. No, la fotografia la fa il fotografo, e ognuno di noi ha un modo di approcciarsi e di raccontare quello che vede in maniera completamente diversa, ed è bellissimo vedere come le persone vedono il mondo, è proprio bello. Esatto, oltre al fatto che ti permette anche di vedere delle storie che non puoi conoscere in maniera differente. Come ieri sera è stato il caso di due fotografi, adesso non stiamo ad approfondire, che sono a fotografare dentro negli ospedali Covid, quindi hanno mostrato cose che la gente comune non si immagina, e soprattutto non si immaginano quelli che sono in giro a festeggiare come se nulla fosse successo e nulla succederà mai più. Senti Mario, non tutte le puntate di Photos in the Rare sono state registrate per volontà. Esatto. I relatori stessi, però chi vuole può vedere le puntate, alcune di queste puntate. Chi vuole può vedere? Allora, si possono vedere le puntate su un gruppo Facebook che si chiama Guardare versus Vedere, Guardare DS Vedere. Poi metterò il link nei commenti. Esatto, è il gruppo più strano del mondo, perché è un gruppo dove scrivono soltanto in 3-4 persone, dove non ci sono grandi discussioni e polemiche, pur essendo un gruppo di fotografie, e dove postiamo semplicemente delle risorse relative ai fotografi, alla visione, ai prodotti fotografici, prodotti in senso di fotografie, non di macchine fotografiche o di filtri natural density. E quindi praticamente è un repository di informazioni che uno può utilizzare anche per la propria crescita. Facciamo una carrellata veloce di alcuni nomi che sono passati a raccontare le loro
loro conoscenza. Guarda, io ti dico, sì, prendo anche l'elenco ufficiale che ce l'ho qua. Eccolo qua, guarda. Il primo è stato quello che ha spezzato il ghiaccio, è stato Nicola Dalla Volpe, che è un nostro amico di Napoli e un fotografo, Federico Zazza di Roma, poi Mauro Ligi e Andrea Melis, che ci hanno fatto vedere una cosa molto bella legata alla street photography, legata alla poesia. Lorenzo Zoppolato, un amico fotografo abbastanza famoso, piuttosto famoso di Udine, e poi ancora Riccardo Piccirillo di Napoli, che un pochettino insieme a me ha parlato della fotografia di musica. E quella sera c'è stato anche l'intervento di Fabrizio Poggi, che la maggior parte di voi non conosceranno, però ha rischiato di vincere il Grammy Award per il blues nel 2018 e poi hanno vinto i Rolling Stones. E lì abbiamo fatto fotografante e fotografato, cioè chi fotografa e chi viene fotografato, cioè il rapporto tra i due. Poi Alberto Raffaeli, Raffaele Ingenio, poi Salto, Eolo Perfido, Giorgio Galimberti, Ludovico Fossà, l'Angelo Ferrillo, Raul Iacometti, e ancora non è stato pubblicizzato perché però venerdì prossimo ci sarà Francesco Faraci. Insomma, per chi mastica il mondo della fotografia contemporanea, nomignoli proprio, proprio. E quindi è Esatto. proprio importante, secondo me, scusate lo spottone, ma io ci tengo veramente che partecipino più persone possibile, anche post fase 2, insomma, ritagliatevi quelle 2 o 3 orette che servono, perché come avete visto, noi dovevamo parlare mezz'ora, stiamo parlando per un'ora. La fotografia ha bisogno di tempo per essere affrontata. Grazie Mario, grazie. Esatto. Grazie mille a te. È stato molto divertente, a me piace sempre chiacchierare, quindi mi dovete sparare nelle ginocchia per farmi smettere. Allora, se volete entrare in contatto con Mario, questo è il suo sito. Se lo volete andare a cercare su Instagram, scusate, No, quello non sono io. quello non sei tu, però Sarei molto più bello. t'ho perso, non ci sei, mi sono dimenticato, scusami. Comunque è il fotografo di Bergamo Alta. Esatto, pure anche Mario Rota, ce ne ho Lo due di. metto nei commenti e niente, Curioso. Su Facebook. Vi invito veramente, adesso metterò sui commenti sia il link al gruppo Guardare versus Vedere, sia all'Instagram di Mario, e vi invito di entrare in contatto con lui, perché la cosa bella, il motivo per cui poi si è creata questa connessione è che siamo partiti. Io l'ho conosciuto, come dicevo prima, in un ambito più settoriale, ma c'è una conoscenza, c'è una cultura, c'è un'apertura mentale, che è la cosa che io apprezzo di più in assoluto, che è fondamentale in fotografia, ma nella vita in generale. Grazie, grazie ancora. Oh, grazie. Grazie a te, cosa posso dirti? Gentilissimo. Ragazzi, per chi vuole vedere per chi poi vorrà seguire le dirette di foto Sin Daer, ci vediamo il martedì e il venerdì, perché spesso e volentieri ci sono anche io. E con tutti gli altri ci vediamo venerdì con Luca De Bernardis, che invece ci parlerà della fatica di avere un negozio di fotografia in questo periodo. Faticoso, sì. Ciao ciao! Ciao a tutti. Ciao Marco. Ciao a tutti.